Sì, eccoci qua ancora in diretta. Ci siamo spostati con padre Antonio Cocolicchio, che è delegato del maestro dell'ordine proprio per questo monastero. Dicevo, ci siamo spostati all'interno della chiesa Santa Maria del Rosario, qui a Monte Mario a Roma. Ci siamo spostati qui per raccontare anche un'altra peculiarità di questo monastero, che è quello della custodia delle reliquie dei santi domenicani. È così. Trattandosi proprio del primo monastero domenicano romano fondato dal fondatore, appunto da San Domenico, i maestri generali, i papi, la postulazione della nostra curia generalizia ha affidato alle monache la custodia dei insigne reliquie, quindi tutti i ricordi degli inizi della nostra storia domenicana, quindi è un concentrato della santità domenicane, dei santi domenicani custodite nel protomonastero romano, appunto. E allora, padre Antonio, anche noi ci avviciniamo alla venerazione delle reliquie dei santi domenicani e lo facciamo con questo servizio, vediamo. Avere a che fare con le reliquie è rinnovare tutte le volte la memoria, la presenza di San Domenico tra noi. Noi lo sentiamo molto vicino, oltre perché è stato il nostro diretto fondatore, il primo monastero. Quindi la reliquia dei santi, del santo padre Domenico specialmente, per noi è qualcosa di... è una commozione prima di tutto, ma poi è una gioia poterla prendere in mano, quelle ossa che sono state sue, sono sue. Qui abbiamo la calotta di San Domenico, cioè il pezzo del cranio. Poi abbiamo la scapola e la mano di Santa Caterina da Siena. Siamo pieni di venerazione perché se noi pensiamo alle reliquie, oltre a quelle domenicane dei primi martiri, abbiamo tante reliquie anche dei martiri della Chiesa, quindi pensare che quel santo è stato martirizzato in un dato modo, quindi andiamo con la memoria a vedere quello che quel santo ha fatto. Quindi per noi è un arricchimento spirituale anche fare il lavoro del laboratorio sacro, così chiamato. E allora ringraziamo Madre Angelica per averci fatto avvicinare al loro lavoro, un lavoro così prezioso, questa custodia importante che porta a noi questa storia concreta dei santi che vi hanno e ci hanno preceduto. Allora, padre Antonio, per salutarci siamo venuti proprio al cospetto dell'immagine della Madonna Avvocata che prima abbiamo visto dalla clausura. Copia. Con che messaggio possiamo salutarci, visto siamo anche un po' verso la fine del mese del Rosario? Nella chiesa del Rosario a Monte Mario, con l'affresco che rappresenta la battaglia di Lepanto, non è difficile fare l'accostamento. San Pio V, quando ha chiesto la preghiera del Rosario al popolo cristiano, l'ha chiesto sicuramente alle consorelle che custodivano questa icona. Quindi c'è un legame molto forte tra il Rosario, questa icona, questa comunità. Quindi un significato molto grande, perché se siamo cristiani qui oggi e liberi di professare, lo dobbiamo, se vogliamo, anche a questa immagine. Grazie padre Antonio per averci accolto qui nel monastero delle Domenicane a Monte Mario. Per il momento la linea può tornare allo studio. Buona giornata.